Non gliela faccio! Ma andiamo avanti. Siamo qui in questa Jeep a fare le missioni con il pigiama. Spara sto coso. Ah, devi accendere il. Lui mi mette su auto sotto perché non funziona bene. Auto. Ah. Faccio sempre la parte dell'infame, non so perché. Allora, mo io controllo. Si vede testa di massa. Devi parlare con il capo spazione dell'esercito rivale e poi andiamo a parlare con i ribelli. Parlo col coso dell'esercito rivale e io ho i ribelli, ok. Bello, ok. Come... Io alla fin fine devo parlare sia con tutte e due, però devo cercare le armi di testa di massa. Che in teoria da noi l'esercito rivale, ecco, da quello che pensiamo. Dall'intelligence mi quindi devi sapere l'esercito rivale. Però io praticamente non so se mira. Cioè, a chi è che devo cannare i due? Devi mettere sotto pressione di acciaio regolare. Ma qui sta bene con la situazione. Para. Tipo ogni tanto venire là e dato, se vedete la cavalleria, è arrivato. Venire là e fare, cioè è arrivato nel formativo, me lo dite solo dentro, io non vendo che cazzo devo dire. Scala! Fallo un basso, Maruè! Chi siete? Identificatevi. Ah! Basta l'arma! Chi siete? Identificatevi. Chi siete? Identificatevi. Chi siete? Identificatevi. Siamo loro. Chi siete? Identificatevi. Chi siete? Chi siete? Voglio parlare al superiore vostro, subito. Chiamatecelo. Che rispondesse tu? Senti, qui c'è un burgone grosso, 4 scimmioni, che devo fare? Apri. Abbassala. Cosa che si serve in emergenza, chi gliela fa? Ti vedo che c'è un burgone. È attivo? Che c'è all'oro, che bisogna fare qua? Arriva! Uomo! È il comandante, È il capo fazione loro! Vammolo! Piglia la minima difesa, va per il comandante nostro! Generale, gentilmente dica ai tuoi uomini di arretrare e di abbassare l'arma! Generale? Gentilmente dica ai tuoi uomini di arretrare e di abbassare l'arma! Quali sono i indietro? Ordine diretto. Non ho capito, che ha detto? Sto sordo. Bastate l'arma. La mia arma di sottomira quale? Ma lei gioca oppure? Tutte e due. Piacere. Ah, ok, perfetto. Comino. Salve. Sono arrivate notizie che avete qualcosa che non dovreste avere. Mettiamola così. Non diciamo grosse cose, ma. Allora ditemi un po', chi le ha? Mettiamola così. Il vostro esercito regolare. Non è nostro sicuro l'esercito regolare. Allora, la questione è che noi siamo qui per capire chi le ha, chi non le ha. L'arma bassa, giù. L'arma bassa. Noi non abbiamo niente. Ok. Leva del caricatore, a me insicura. A trovare queste armi in istruzione. Avanti. Ok, quindi avete dei contatti. Sì, diciamo che in via informale possiamo vedere come fare. La questione è questa, che è scontato che queste armi, se sono in loro possesso, giustamente dobbiamo distruggerle, non darvele, passarcele. Quindi diciamo così. Io quello che posso fare è questo. Noi abbiamo una pattuglia e un paio di droni che
stanno per individuare queste armi di distruzione di massa. Se lei è d'accordo, possiamo concordarci su un intervento congiunto per distruggerle. Lei ha delle truppe a disposizione? Non in questo istante, eh? Noi abbiamo più o meno ancora un'ora, o poco meno, prima di individuare la zona esatta. Potrei avere delle truppe. Benissimo. Abbiamo i contatti per ricontattarli? Sì, li aggiorneremo noi. Diciamo che ci aggiorniamo in brevissimo tempo. Lei tenga pronta o un'unità speciale o una truppa, come preferisce lei. Sarà un obiettivo rapido, andare, distruggere e tornare. Naturalmente nessuna vittima, se possibile. Va bene? Questo incontro, come al solito, non è mai avvenuto. E per adesso va bene così. Ci sentiamo in breve termine. Ci faremo sentire noi. Benissimo. Levate la mina per piacere, la vicina alla macchina, grazie. No, soprattutto la mina è la nostra. Non sminato. Mina è la zona della grazia. Serve un passaggio sicuro? Serve un passaggio sicuro? No, io vengo a piedi dietro, dai. Sì, forse è meglio. Non è tanto, andiamo tutti a piedi, eh? Sì, andiamo tutti a piedi. È più figo. La zona, grazie. No, veniamo a piedi. Oppure voi due in macchina e noi due dietro. Okay. Dai, voi due in macchina e noi dietro. Meglio. Contatto generale delle sezioni di qui, Enzo, qui mammolo, mi dicevi? Chi sei te? Chi sei te? Dove te l'ha fatto? Mammolo! Questo lo conosco, eh? 3 minuti e arriviamo con il compagno dell'onico.